Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi realizzeremo questa sciarpa Infinity con questa spilla con la volpe. Questo è un altro uso della sciarpa perché la lavoreremo larga e quindi la potete usare anche come scialle. Per questo progetto useremo caramella, questa novità autunno-inverno della Mondial, in queste sfumature meravigliose. Vi invito a visitare il sito per scoprire le altre meravigliose sfumature. Vi ricordo che è un filato versatile e anche molto caldo, abbiamo infatti un 75% di microfibra e un 25% di lana vergine merino. Avremo bisogno poi di un uncinetto abbastanza grandino perché infatti useremo il numero 9. Allora, avviamo 124 catenelle. Sappiate che questo motivo che andremo a lavorare facilissimo, che si sviluppa tra l'altro in due giri soli, è un multiplo di 4. Fatte le 124 catenelle, salto la prima e sulla seconda vado a lavorare subito una maglia bassa. Dopodiché vado a fare 2 catenelle. Salto una catenella di base e su quella successiva invece vado a lavorare una maglia alta. Ancora 2 catenelle, saltiamo una catenella di base e su quella successiva invece facciamo una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle. Salto una catenella di base e sulla successiva invece a questo punto lavoro una maglia alta. Avete capito che dobbiamo alternare maglia alta e maglia bassa, diciamo separandole con 2 catenelle e saltando una catenella di base. Quindi adesso abbiamo fatto la maglia alta, facciamo quindi la maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle, vedete, salto 1 e avendo fatto adesso la maglia bassa, faccio la maglia alta. Quindi vado ad alternare per tutto il giro. Maglia alta e maglia bassa. Arrivati alla fine, saltiamo la penultima maglia e sull'ultimissima catenella andiamo a lavorare una maglia alta. Come potete vedere, abbiamo alternato maglia alta e maglia bassa intervallandole con 2 catenelle. Vedete? Se finiamo con la maglia bassa, finiremo con la maglia alta. Questo così per ricordarvi. Adesso iniziamo invece il secondo giro del motivo. Riprendiamo quindi il lavoro, una catenella. Se abbiamo finito con la maglia alta, iniziamo con la maglia bassa perché avete già intuito che andremo ad alternare. Quindi di nuovo 2 catenelle. E sul prossimo punto, che era una maglia bassa, andiamo a lavorare una maglia alta. Quindi dobbiamo semplicemente alternare quello che abbiamo fatto nel primo giro. 2 catenelle sulla maglia alta del giro precedente, una maglia bassa. Vedete, dobbiamo semplicemente alternare. Quindi è molto semplice come punto perché avete di fronte la soluzione sempre. Perché se vedete appunto la maglia bassa dovete fare la maglia alta e se vedete la maglia alta dovete fare la maglia bassa. Dovete solo ricordarvi di alternare tutti e 2 i punti con 2 catenelle, quindi continuate così per tutto il giro. Vi faccio vedere come si sta sviluppando, anche se sono pochissimi giri, il motivo. Vedete? C'è questa proprio alternanza di punti. Facciamo anche le ultime 2 catenelle e chiudiamo con una maglia alta perché vedete davanti a noi abbiamo la maglia bassa del giro precedente. Ed ecco qua, vedete come si sta sviluppando il motivo. Di fatto è questo che dovete continuare a fare fino a finire il gomitolo nel nostro caso, ovvero una catenella, giriamo il lavoro, abbiamo finito con una maglia alta e quindi adesso facciamo la maglia bassa. 2 catenelle.
e andiamo a fare quindi la maglia alta sul punto successivo, che infatti è una maglia bassa. Quindi dovete semplicemente alternare i punti. Quindi è molto, ripeto, molto semplice, perché di fatto basta guardare il punto che avete davanti e dovete fare l'esatto opposto. Quindi se avete la maglia bassa fate la maglia alta, e viceversa se avete la maglia alta fate la maglia bassa. E vi ricordo di alternare tutto con 2 catenelle, e questo sarà il motivo. Io continuo fino allo sviluppo fino a finire, diciamo, il gomitolo, che ricordo di essere di 180 grammi, e avremo, ve lo dico già subito, una totale, diciamo, di 36 giri. Ed ecco finito, dopo 36 giri, guardate che meravigliose sfumature. Io lascio che parli proprio da solo questo filato, ma le sfumature di caramella sono tutte bellissime. Vi consiglio di vedere, se non l'avete ancora visto, il video pompon della copertina pompon, sempre fatto con caramella, quindi anche un'idea baby. Allora, riprendiamo il nostro lavoro. Quello che adesso andiamo a fare è semplicemente ancorare il filo con un nodino di sicurezza. Lasciate una codina un pochino più lunga perché andremo a cucire le due estremità. Quindi muniamoci di ago, io uso questo con il cappietto in plastica, e andiamo a sovrapporre le due estremità. Quindi vedete, io l'ho lavorato appunto in lunghezza, e in questo modo abbiamo anche questa bella fantasia che ci consente, tra l'altro, di usare anche questa sciarpa non solo avvoltolata, diciamo, intorno al collo, ma anche proprio come scialle e coprispalle. Se volete, prima di cucire potete ancorare le due parti con un marker, così siete sicure di non spostare il lavoro. E poi iniziamo a cucire, entrando prima da una parte e poi dall'altra, lungo tutto, ovviamente, lungo tutto le due estremità. Attenzione a prendere ovviamente tutte e due le parti, e andiamo avanti in questa maniera per tutta la lunghezza. Ancoriamo il filo e lo andiamo a nascondere attraverso la lavorazione. Ed ecco qua la nostra Infinity finita. Mi piacciono tantissimo questi colori, infatti questa l'ho fatta per me, ora ve l'ho detto. Ogni tanto soddisfo anche qualche mia richiesta e non solo le vostre, e spero insomma che vi sia piaciuta l'idea. Come avete visto all'inizio, io ho applicato questa spilla realizzata con la Big Shot. Il video della spilla lo avrete domani sul canale, quindi rimanete sintonizzati per non perdervi neanche questo video. Vedete, è una semplicissima spillone. E avete visto anche dalle immagini iniziali che appunto lo potete applicare sia sulla sciarpa ma anche in verticale, per invece unire le due estremità, creare insomma un po' un motivo, diciamo, più da scialle. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta anche la contaminazione, che è un po' il mio progetto attuale, quindi quello di creare degli accessori, dei capi di abbigliamento o qualsiasi altra cosa con l'uncinetto, e di, tra virgolette, contaminarli anche con altre creazioni. E spero che questo progetto, insomma, vi sia piaciuto. Se sì, mettete un bel mi piace. Commentate, perché poi i commenti più carini verranno anche pubblicati sul sito web. Io vi lascio l'end card e vi aspetto al prossimo video. Ciao!